Roma, vivo, che non è facile, libero da condizionamenti, di attaccamenti, attaccamento al lavoro, attaccamento alle persone. Le persone, se vogliamo vivercele, ce le dobbiamo vivere senza paura di perderle. Perché se neanche nei rapporti viviamo con la paura di perdere una persona, e vedremo stasera una ferita che è quella dell'abbandono, più ho paura di perdere una persona, più cosa faccio? Più stringo, più scappa, più stringo. Ed è così. La gelosia, allora ricordate che sempre estrema dualità, c'è l'amore e la libertà. Amore molto maschile, protezione e libertà molto femminile, lascia andare. Quindi una persona, se la voglio amare, devo saperla lasciare andare. È in atto una presa per i fondelli. Vabbè dai, ci sta, eh? Ci sta? Ok, okay. Quindi anche questa separazione, separarci dalle situazioni, dalle persone, da ciò che abbiamo, ed è una cosa più difficile, perché quando ce ne siamo separati del tutto vuol dire che ormai siamo passati a un altro universo. Quindi torniamo al nostro io, noi quindi nasciamo potenti e incominciamo a identificarci in ciò che ci dicono gli altri, incominciamo poi a identificarci nei nostri bisogni materiali, da quelli fisiologici ad altri. Quindi man mano che cresciamo, immagazziniamo tutta una serie di condizionamenti che vanno a formare l'ego. Non solo. Ego è anche le relazioni, i lavori. Quanti di voi hanno scelto il lavoro che fanno? Io. Non mi piace. Ok. Quanti invece l'hanno scelto per una serie di condizionamenti che possono essere di qualsiasi tipo? La stessa cosa nei rapporti. Quanti di voi, adesso non alzate le mani, che non... rimangono, o quante persone conoscete che rimangono legati a dei rapporti anche sentimentali perché o non c'è il coraggio di o si ha paura di non trovarne altri? È la cosa che io chiedo sempre, scusate, parlo alle donne, che di solito è per le donne più sentita questo aspetto, su miliardi di uomini che potenzialmente, non dico miliardi, ma almeno 100, come volete voi, esistono sulla faccia della terra, attenzione selettiva, noi guardiamo solo quell'unico che ci sta facendo, scusate se lo dico, quell'unico che ci sta insegnando un qualche cosa. Quindi quell'unica persona che vi sta facendo soffrire, vi sembrerà assurdo, ma voi dovete ringraziarla. Sì, perché è un maestro. Allora, i maestri non sono quelli che insegnano, i maestri sono le persone che incontriamo tutti i giorni. Una delle definizioni che amo darmi non è, non lo so, io sono una persona che cerca di aiutare le altre persone a riconoscere il proprio potere. Come diceva Galileo Galilei, non puoi insegnare qualcosa ad un uomo, puoi solo aiutarlo a scoprirla dentro di sé. I maestri sono tutte le persone che noi incontriamo, perché ogni volta che c'è un qualcosa, allora, quando va tutto bene, ok, vi piace vincere facile, ok, quando arriva un qualcosa che vi dà quel campanello d'allarme, c'è un maestro che, se non lo ascolto, continua e si presenta nella nostra vita sotto forme diverse, magari in un ambiente, in un'area, e magari anche in un'altra. Questa qui si chiama emozione dominante. Bisogna lavorarci. Sensazione. Almeno finché non si ha quella consapevolezza tale da poter far accadere le cose. Però è quando pensieri, emozioni, azioni, identità sono in linea, le cose accadono. Allora, negativo positivo è il nostro concetto. Comunque noi attiriamo tutto ciò che attirate, comunque l'avete attirato, punto. Poi è negativo perché ti fa stare male. E se io invece lo vedessi come mi è utile per imparare?
Perché poi sempre, vedete, associamo negativo positivo alle emozioni. Ci sono delle cose nella vita che sono difficili da accettare, sì, perché magari sono, come ti chiami? Claudia. Claudia, sono cose che magari è, non è un anno, non è un giorno, non è un mese, sono anni che ce le troviamo davanti. E questo passaggio, io non vi ho detto che ci vuole un giorno, magari ci vuole una vita. Magari io non ti posso assicurare, non ho la sfera di cristallo per dirti che ce la fai così. Io ti posso dire sull'unica cosa è che comunque tu puoi farcela. Questo te lo posso dire e te lo posso certificare. Che tu ce la faccia adesso non lo so, perché non dipende da me. E attenzione, non esistono formule matematiche. Non esistono. Esistono regole che si possono applicare. E quando uno dice fai così, fai cosà, attenzione, perché sì, io ho ottenuto risultati, ma io ho la mia esperienza, io ho il mio pensiero, le mie emozioni, il mio modo di essere, che non è uguale al tuo. Per quanto ci vogliono far credere la globalizzazione che siamo tutti uguali, non siamo tutti uguali, per fortuna. La nostra bellezza è la diversità. La diversità di essere. Che poi, vabbè, impersoniamo una persona che è nata in America, la pelle scura, la pelle chiara, cioè alla fine la diversità non è quello che è esterno. Abbiamo visto che il 5% è esterno, il 95% è interno, o non è visibile. Quindi la vera essenza è la diversità. Ma poi anche se tu fai quello che ti dico io e ottieni i risultati, il problema è che tu non hai fatto esperienza. Tu, nel senso, tutti noi. Quindi la formula matematica non esiste, mi dispiace. Bisogna capire, bisogna accettare, bisogna comprendere. Che è la cosa difficile. Perché comprendere vuol dire a volte non negare il vostro io, negare l'immagine che vi siete creata di voi. Non è negare l'io, è quella vocina che ti dice sempre vai, guarda che la strada è quella, non ti preoccupare, solo che poi stai zitto. E quando mi identifico mi creo l'ego, quindi il mio alter ego, cioè una persona che non sono io. E quindi crisi, qua, quando arrivo qua posso rassegnarmi. Oppure posso crearmi una maschera talmente forte che vado in superego, dove non mi assumo più nessun tipo di responsabilità, la colpa è sempre degli altri. Ogni cosa che succede è colpa sua, noi non abbiamo mai nessun tipo di responsabilità. Ok? Ma è una forma di difesa. È una forma di difesa. Ricordatevi sempre che non è una persona in assoluto giusta e brava, una persona in assoluto sbagliata e cattiva. Sono i comportamenti, i famosi comportamenti, pensieri, più azioni, più emozioni che mi danno quell'identità, ma momentanea. E vedete che io cambio l'azione, cambio il pensiero, cambio l'emozione, automaticamente cambio identità. Attenzione, perché il pregiudizio, Einstein diceva che è più difficile sciogliere un pregiudizio che scindere l'atomo. I pregiudizi ci condizionano la vita, perché subentra quel programma automatico che vedo quella persona che più o meno è simile a una che mi ha fatto del male e automaticamente mi farà pensiamo che mi faccia del male e mi farà del male. Tanto perché la paura ci irrigidisce e ogni corpo in fisica, un corpo rigido si spezza. Quindi, ma anche da qua posso sempre ritornare qua. Posso, non è detto che lo farò, anche da superego, quindi quella realtà dove tutto è colpa degli altri. Il problema è che quando è tutto colpa degli altri non potrò mai essere libero, non potrò mai essere felice, perché ci sarà sempre un qualcosa che minerà la mia felicità. E la volta sarà il capo, e la volta sarà il compagno, e la volta sarà il figlio, e la volta sarà... Alla fine, se io non prendo la mia macchina, non potrò mai decidere di andare dove voglio andare.
e anche quando sono qua posso sempre decidere di tornare qua. E quindi il bambino che abbiamo visto nasce potente, comincia a identificarsi negli altri e poi a un certo punto va in crisi, si ribella, ci ribelliamo, perché tra io e ego, qual è quello vero? Siamo talmente condizionati che a volte pensiamo che quello sbagliato sia questo. Io da piccolo volevo fare il, e perché non l'hai fatto? Perché? Ma è giusto? È sbagliato? Non lo so. Perché a volte si è talmente calcificata questa nuova identità che fai fatica, cioè proprio ti irrigidisci. Oppure lo fai e ti ammazzi di sensi di colpa. E questo è un altro... Attenzione che io personalmente ho deciso di impersonare Vito e ho chiamato anche tutta una serie di attori, grazie, nella mia vita. Quindi tutte le persone che sono intorno a noi sono tutti nostri comparse. E se io devo imparare a essere carnefice, devo trovare qualcuno che deve imparare a essere vittima. È il contrario. Quindi la responsabilità è sempre... Ognuno ha la propria responsabilità. Ed è un altro passaggio molto difficile da imparare. Il senso di colpa. Passiamo da senso di colpa a senso di responsabilità. Come suona? Pesante. Pesante uguale? Però senso di colpa mi sembra un qualcosa alla quale io non posso porre rimedio. Senso di responsabilità, dico aspetta un attimo, forse dipende anche un pochettino da me. Il problema non è il senso, è l'emozione che io poi provo, quindi la tristezza, la demotivazione, il senso, il non merito. Quindi abbiamo sempre 50 e 50 e abbiamo anche sempre l'aiuto da casa, volendo. La telefonata com'era? Il 50-50, allora, vi piace l'idea del 50-50? Cioè, rientra un pochettino, cioè, è credibile questa teoria, che poi non è una teoria. Però se io mi prendo quel minimo di responsabilità e dall'altra parte gli do la giusta responsabilità, perché sempre l'equilibrio è né troppa responsabilità, non prendiamoci anche le responsabilità degli altri, ognuno ha le sue. Quindi né troppa responsabilità né troppa colpa, quindi un qualcosa che mi porti in equilibrio. Il vero equilibrio si trova muovendosi, perché quando non c'è più equilibrio vuol dire che sei morto. Tu puoi anche non prenderle, se te le prendi è sempre 50-50, c'è qualcuno che te le dà ma c'è qualcuno che se le prende. Ma il senso di colpa non è te lo senti tutto tuo. Vedi, è una non te lo senti, è una sensazione. Allora, c'è un esercizio semplicissimo per sciogliere il senso di colpa. Dalle altre persone, cioè, penso al condizionamento madre-figlia, ad esempio, okay. È una cosa molto comune. Poi quando tu raggiungi quella consapevolezza ti puoi togliere da quel senso di colpa, se no... Brava, ok. Quindi... Si dorme. È quello della consapevolezza. Claudia, si dorme finché non ci si risveglia. Il risveglio spirituale vuol dire solo risvegliarsi. Non vuol dire non è l'illuminazione il risveglio spirituale. Vuol dire risvegliare e rendersi conto che la vita dipende da noi. Molto banalmente sì, il risveglio spirituale è questo. Non è vedere la luce o qualcosa. Il risveglio spirituale è dire ok, io ho un potere che lo uso, che è il potere della consapevolezza. Che ciò che succede nella mia vita dipende, è sotto la mia responsabilità. E nella logica madre figlia c'è un'anima che nasce che sceglie la madre e c'è una madre che sceglie la figlia, sempre il gioco degli attori. Se tu devi fare un film, Claudia, e vuoi impersonare quel tipo di film, chiamerai gli attori per fare quel tipo di film. La stessa cosa succede nella nostra vita, ok? Che ore sono? 10. Allora, sì, infatti adesso io vi do 5, massimo 10 minuti di pausa, così almeno se volete prendere un caffè vi sgranchite, e poi l'esercizio che dura 2 secondi. Ok?